prigioniero del suo autografo. Autografa le valigie. Sì, sì, è prigioniero del suo carisma. Ha avuto bisogno del culto della personalità per tenere insieme un mondo che era in conflitto con il resto del mondo. E poi, quando invece questo conflitto è diventato complicità, è rimasto il culto della personalità, è rimasta la realtà totalitaria, aveva bisogno in qualche modo. E però, guardate che quello lì è il paradosso di tutte le rivoluzioni. Sono grandi figure tragiche anche quelle di Lenin o di Robespierre. Si vale in qualche modo una figura tragica in quel senso lì, che è costretto a ricorrere al totalitarismo perché si sente in guerra col mondo. E poi, finita la guerra, resta il totalitarismo. È alimentato da una grande autoreferenzialità, anche da un grande carisma, e però secondo me è una diabolica malafede. Sotto di lui ci sono quelli malafede che sono ben raccontati, molto raccontati, diciamo. Però il padre di Mosè, ma non è vero, c'è chi fa qualche, quando una volta che l'hai scritto, bisogna accettare che a un certo punto, Andrea racconta perché un personaggio come quello di Don Silvano raggiunge questo tipo di posizione, perché un sacerdote diventa così un tutto, diventa tutto, perché lui è il tutto di quest'Angus. E spiega dicendo queste parole: Satana si presenta come un uomo di pace, ma perché tutti lo accolgono? Perché tutti lo amano? E la risposta è: perché abbiamo bisogno di lui. Abbiamo bisogno di convivere con il male fingendo di combatterlo, Abbiamo bisogno di accettare un mondo inaccettabile che ci stritola e abbiamo bisogno di abitarlo sotto anestesia. Abbiamo bisogno di rimandare la morte. Quindi questo discorso di vivere il mondo sotto anestesia, cioè di vivere in anestesia la nostra esistenza e di rimandare la morte. E poi dice ancora, è Don Silvano che ce lo permette, lui garantisce che farà il lavoro di questo mostro. Lui cavalca con le insegne del bene e l'eroe di questo tempo è la consolazione, combatte lui la battaglia che noi non abbiamo tempo di combattere. Questo per me, questo pezzo che poi strappolato qua e là, sembra che sia veramente una chiave di volta di tante cose. Così, non abbiamo tempo di combatterla perché dobbiamo lavorare, dobbiamo vedere la fidanzata, dobbiamo avere la mamma come nel corto che ho appena visto dall'altra parte, dobbiamo fare politica, dobbiamo pensare che stiamo combattendo, perché sennò ci viene una certa disistima verso noi stessi che è pericolosa per la conciliazione con il mondo. E quindi sono importanti queste figure di mediazione, non c'è nessuna novità, insomma, i grandi riescono a dire una frase quello che i piccoli dicono in centinaia di pagine. E non si fanno paragoni con i giganti assoluti, in una frase Dostoevskij aveva detto tutto, e io mi inserto come esergo del libro, più o meno a memoria la frase è questa: la più grande preoccupazione dell'uomo da quando nasce è di restituire quella libertà che disgraziatamente gli è stata donata alla nascita, ma possiede le coscienze degli uomini soltanto chi le concilia. È la parola del grande inquisitore, perché questo non è un meccanismo universale, non è un meccanismo contemporaneo. La storia del grande inquisitore è apparentemente semplice, no? Gesù Cristo si torna sulla terra nel 1600. Un grandissimo inquisitore spagnolo lo riconosce e dice: mamma mia, quello lì è il signore. Quindi lo arresta e lo condanna a morte. E dice: guarda, non pensare a te, Gesù, non pensare che questa condanna a morte sia per fare, io ti ammazzo, ti faccio ammazzare davvero, muori, ti condannato. E gli spiega perché. Dice: guarda, tu avevi la possibilità di rendere l'umanità felice, ma hai scelto di renderla libera. E questo è gravissimo. La libertà è il più grande ostacolo alla felicità, dice il grande inquisitore. Però attenzione, il grande inquisitore dice anche un'altra cosa, dice: noi abbiamo da tempo scelto quell'altro, quello che nel deserto ti tentava. Quest'idea che la libertà sia l'ostacolo alla felicità è l'idea di quell'altro, ma quell'altro era un grande conciliatore di coscienze, perché tra le tentazioni che propone Cristo nel deserto è quella di Don Silvano: buttati dalla nube e fatti salvare dai tuoi angeli, e vedrai che loro crederanno in te, e non avranno più bisogno di chiedersi qual è il senso, dove andare, non avranno l'angoscia la mattina quando si sveglia.
svegliano, crederanno in te e saranno felici. Invece tu non hai voluto, tu hai voluto imporre loro il castigo della libertà. Cercare la felicità attraverso la libertà è dolorosissimo, è faticoso. E io ti condanno per questo, perché noi, io tutelo la felicità dell'uomo, noi siamo l'istituzione che tutela la felicità dell'uomo. Cioè, esistono due modi di pensare il male. Uno è pensare che il male è connaturato all'umano, cioè proprio la natura dell'essere umano, e che l'unico modo è non guardarlo e quindi rinunciare alla libertà di combatterlo, di criticare il mondo, di analizzare tutto il dolore che comporta, e conciliarsi con il mondo. È quello che il filosofo Ivan Illich chiamava il lavoro umano, cioè tutta quell'energia intellettuale, fisica, che individui, gruppi e società intere impiegano per rendersi tollerabile un sistema che invece li sta stritolando. È interessante, perché l'industria culturale, la stampa, il cinema, la TV, eccetera, sono la loro opera. Uno può non guardare la TV, ma dice invece, pensate quanto una famiglia dedica la TV, magari per non guardarla, ma per rifiutarla, per commentare quello che è stato detto, per rigettare quello che è stato detto, ma tutto questo ti mette in un mondo che tutto sommato ti restituisce un messaggio, qui si può abitare. E non vedi più che invece proprio questo mondo, per come si è organizzato, ti sta uno stritolando la vita individuale, due togliendo la vita. L'altra categoria, l'altro modo invece di pensare che il male non è per forza il destino ineluttabile scritto per l'umano. Verosimilmente la storia tende a farti pensare questo, ma c'è la libertà che è un enigma, che è un mistero, e vale la pena lo stesso di percorrerla. Il male non è una necessità, forse è una contingenza, magari è una contingenza vincente, questo lo dice anche Gesù Cristo quando parla di Satana, lo chiama il principe di questo mondo, quindi sta in questo mondo, verosimilmente vince. Però il fatto che vinca non vuol dire che mi devo conciliare con lui, e la felicità può nascere anche da non essere conciliato. Credo che siano queste le due categorie di pensiero. La parola grande investitore descrive una realtà eterna, in qualche modo l'insegnamento rientra nella serie dei proseliti, dei figli del grande inquisitore, tant'è che qui ha aggredito, vabbè, no, ci può schierare, si può dire che descrivere un personaggio come un Silvano un'infamia, c'è chi l'ha detto, sono stato anche molto aggredito, ma credo che chi sostiene queste cose non difenda un personaggio di cronaca, ma difenda più o meno che Don Silvano, cioè il grande inquisitore, e non qualcuno che sta fuori dai libri, quello che sta dentro le coscienze. Insomma, ci sono tanti passaggi anche gustosi in questo libro, per esempio, che hanno fatto anche un po' sorridere le passerelle dei politici che vestono abiti sobri e partecipando alla convention annuale dell'Opus in qualche ritiro di montagna, e mi sembra di vedere cose che film già visti, oppure quando si descrivono queste strutture architettoniche enormi progettate da qualche architetto che ha dato la mano al politico, cose insomma anche a volte un po' sovradimensionate rispetto alla realtà, all'effettiva necessità del lavoro, e poi anche alcune parti che mi sembrano descrizioni di ci sono alcune descrizioni di città che mi hanno fatto un po' intenerire, per esempio quando si parla di quelle zone della città che sono le zone in trasformazione, dove dice che l'industria ha perso il suo pudore, la città perde il suo pudore, le zone industriali abbandonate, no? Dove quella che era la grande industria in decadimento, no? Viene occupata poi dai saltatori di muri e perde il pudore, perché non è... Prima il rifugio di un popolo di fuga e poi anche il popolo di fuga viene espropriato e diventa la sostituzione dello spazio pubblico, dello spazio comune con lo spazio commerciale, che è uno dei problemi delle grandi città di adesso, vuol dire la libertà che nel XX secolo nessuna dittatura, neanche Stalin e Hitler, era riuscita ad abolire, la libertà del flaneur, cioè io me ne esco verso il tramonto e mi faccio una passeggiata. Questa cosa qua, adesso la libertà del flaneur è difficile, perché come fai i flanerini in una città e capi in un centro commerciale, in un'offerta commerciale, in qualcuno che ti tira dentro in una proporzione, ti arriva una telefonata che ti offre un servizio a pagamento, eccetera. C'è
un po' un'abolizione dello spazio pubblico e di direzione di situazione commerciale, quindi quella è la terza trasformazione delle aree industriali, no? Io vivo a Torino, quindi per me è facile raccontare, c'è speculazione assoluta, creazione di mostri senza servizi che hanno l'unica ragione di essere, fatto che in mezzo da qualche parte ci trovi o l'IKEA o qualcosa di simile, no? Quindi è lì che perde il proprio cuore, si rende visibile ma non si può guardare, poi si rende di nuovo visibile una volta che è stravolta e, come dicono nelle Marche, ugualita. Io trovo una parola bellissima, ugualire. È difficile dire, attenzione che non ugualiscano anche Matera, perché rischio sempre di ugualire anche museificando. Torino ha quella ugualita per metà, ed è un'ugualizzazione, che è il modello del pudore. Il sinonimo della globalizzazione. La stazione di Torino, per fare un esempio, la stazione dove sono impazziti tutti quelli che sono arrivati, e sono impazziti, porta nuova, è arrivato lì, c'è, gli ha dato di matto, ha scritto il cielo, è rimasto lì, ha baciato il cavallo, non è mancato. È arrivato De Chirico, si è spaventato la morte, si è fatto un giro per la città, ha sbagliato il treno come dice uguale, è arrivato a portare l'acqua e si è messo a dipingere portici strani e diventato la pittura metafisica. È arrivato Gobino e è morto stecchito, anche per dallo sconcerto. Cesare Pavese è andato a ammazzarsi a Porta Nuova. Adesso è ugualita. È ugualitissimo, cioè se sbarcate a Porta Nuova potete sbarcare a Brescia, a Pordenone, a Brindisi, credo, è sempre la stessa stazione. Vabbè, ma questa è ci sono ancora tantissime cose di parlare, il mito, cioè il ruolo del mito, c'è cioè una presenza del mito nel tuo libro, quale dove ci racconta, cioè. Ci tengo tantissimo, ma faccio in fretta e giuro. È questo, che quando uno scrive, scrivere è sempre pericoloso, pericoloso, pericoloso. Quando uno scrive della realtà contemporanea, il pericolo è più grosso. Perché si rischia di essere appiattiti sull'attualità, sulle cazzate, sui dibattiti da curva, sei stato tu, non sei stato tu, ce l'hai con me, come sul pamphlet che in Italia si spreca, non manca mai un dossier contro quell'altro, che faccio contro dossier, il pamphlet, invece raccontare la realtà, che è forse il punto più alto che si possa. Proust diceva, il più grande scrittore del suo tempo non è il più bravo, è quello che riesce a fare lo specchio, che fa specchio al suo tempo. E però è proprio pericoloso potersi raccontare la realtà. Allora, come si fa? Si deve in qualche modo porsi il problema di qual è il punto di vista da cui la realtà la vedi bene, la vedi davvero. Allora, la storia è una slavina terribile, una valanga che ci acchiappa tutti, ci trascina, ci porta via e non restituirà nemmeno, non solo la nostra identità, ma nemmeno il ricordo che ci siamo stati. Noi non ci saremo più, noi non ci saremo mai stati, chi se ne ricorda. Ti trascina via ed è così, no? È la vita quotidiana, la corsa, la fretta, non a caso tutta la letteratura, fin dalle origini, fin dall'Iliade, racconta il penultimo tratto. L'Iliade è la storia, si parla di una guerra che dura 10 anni ed è la storia che racconta solo una parte del 10° anno, neanche tutto. Il penultimo tratto, quando si sveglia la coscienza, ma è troppo tardi. Oddio, la guerra è già fatta e ora sta per finire e finisce che moriamo tutti. Cioè, vediamo che guarda nel secondo libro, guarda dalle mura, e vede quelli là che la segnano e chiede a Elena, dice chi sono? E lei mi dice quello è Iace, l'ammonio, quello là è Agamennone, quello è Achille. Ma come, sono 9 anni che ti assediano e non sai chi sono? La verità è che tutti viviamo così, sotto un assedio vertiginoso, che è la slavina storica, che ci porta via tutta la coscienza che abbiamo del modo in cui viviamo, magari sotto l'anestesia del nostro tempo. E alla fine, quando arriva la fettentissima malattia, la vecchiaia, ma così, probabilmente c'è il tratto lucido, c'è il momento ben illuminato, ma è troppo tardi per scrivere perché è già il tratto. Ma c'è il tratto della coscienza, la coscienza si sveglia proprio al tramonto, non c'è niente da fare. Allora come si fa a procurarsi il tramonto prima? E a fare in modo che chi legge dica che questa cosa mi riguarda. C'è uno strumento formidabile, perché è uno strumento che si è diventato nelle coscienze di tutti. E la cosa più democratica che c'è, perché è accessibile a tutti in qualunque momento. Ed è eternamente presente, ed è un repertorio di storie che parlano dritte, dritte, dritte al cuore dell'esperienza di tutti, che hanno un colpo di risonanza nell'esperienza di tutti noi. Non a caso qualcuno ha parlato di confessione di Dio, però riusciamo a capire che cosa è la scrittura. È un'esperienza che proietta con sconcerto per un momento fuori dalla storia, per trovarsi un attimo
fuori dalla cascata, dalla slavina, e vederla da fuori. Non so se credo sia capitato a tutti, un'esperienza che è comune, che a me è capitata. Arrivi una sera in un posto che non sei mai stato, non ci sei mai stato, sai per certo non l'hai mai visto, sei in Asia centrale. E però c'è la notte dei colori, dei profumi, dei bambini che giocano, dei suoni, e hai la sensazione, non la sensazione, la certezza che quella lì è casa tua, che lì sei sempre vissuto. E ti viene da dire, com'è stato possibile che mi sia distratto? Ragazzi, scusate, sono distratto, ma ora sono tornato, sono a casa. Cos'è quel momento di spaesamento che mi fa vedere di riflesso la mia vita in quello che non è? E l'epifania del mito, in quel momento è un falso mito. Io sono un gradino fuori e vedo la cascata. Il rapporto col mito è la cosa più politica, più critica che uno scrittore possa istituire, perché il mito ti permette di vedere la storia da fuori e quindi eventualmente anche di analizzarla e criticarla. Credo che per raccontare l'attualità sia importantissimo darsi la fatica artigianale, perché raccontare una questione di arte, romanticismo, è proprio artigianale, uno lavora, pianta, sega, prende gli strumenti, capita, e darsi la fatica artigianale di capire qual è il mito che può sottostare alla tua storia e di fare riferimento esplicito a quel mito. Di usarlo proprio, poi non deve descrivere, non deve dirlo, no, se no si sente l'autore. Io sono contento se nessuno scopre il mito, ma lo rivelo adesso che c'è, che ho usato per questo libro qui, leggendo, però il mito c'è. E io ho scelto un mito che è particolarmente sedimentato nelle coscienze nostre, che è il racconto biblico. E del racconto biblico ho scelto in particolare il libro del profeta Ezechiele, che raccomando a tutti perché è più folle il libro della Bibbia, Ezechiele è un romanzo ed è poeticissimo il libro, estremamente poetico. Allora, la storia del libro di Ezechiele è semplicissima. Dio è incazzatissimo con gli uomini, ma proprio è arrivato al limite. Si è ritratto sempre di più dalle loro vite. Prima c'era una convivenza felice nel giardino, però Maria ha fatto una roba che non andava e lui è uscito. Poi gli ha proposto un'alleanza, che è un patto debole che si fa non tra grandi amici, ma tra due che potrebbero farsi del male, ma ci alleiamo così. E però pure l'alleanza non andava bene perché quelli volevano lo Stato, e lui non voleva dargli lo Stato, diceva come stiamo insieme, le leggi ce le hai, la natura divina. No, noi vogliamo un re, perché il re è tanto, perché ci facciamo la guerra, noi diciamo, va bene, volete il re, fatemi dire. Riconcedere Saul, mi fa una bella scazzone tra l'altro, direi. Fatevi il vostro Stato e fate la guerra, però fatela proprio stabile, cattivissimo, fate la guerra e ammazzate tutto. Quelli però non gli basta lo Stato, vogliono pure il Tempio. E David, il secondo re, dice, io ora ti faccio un Tempio finissimo. E io mi vuole proprio bene, dice, ma no, io il Tempio da te non lo voglio. Però il popolo vuole il Tempio, dice, vabbè, lo concede a Salomone. Fare il Tempio a Salomone, solo che e Dio accetta di andare nel Tempio, è un po' come se si mettesse in gabbia, va nel Tempio, lui prima era il Dio vivente, gli parlava direttamente nel deserto, va nel Tempio. Quando è nel Tempio, il popolo di Israele si inventa i sacerdoti, che diventano una figura incompratissima, perché nessuno deve più ascoltare la voce di Dio. Deve ascoltare il sacerdote che ti spiega che cosa vuole Dio. Non andare più a sentirlo. E lui dilaga, comincia a parlare attraverso i profeti. Però sono questi pazzi che vanno in giro, non sono tanto credibili, che stanno nel deserto, come Ezechiele. Però a questo punto nel libro di Ezechiele è incazzatissimo, perché dice questa volta l'avete fatta troppo grossa. I vostri sacerdoti, per ragioni di potere politico, per consolidare il loro potere nei confronti delle nazioni che stanno intorno a Gerusalemme, hanno eretto sugli alti luoghi della città, che sono quelli sacri, dei falsi idoli, dei feticci, delle statue dove non c'è niente, dove c'è Dio, non c'è nulla. E va bene, io l'ho accettato, avete contaminato il mio messaggio, ma adesso l'avete fatta troppo grossa perché avete portato i vostri figli vivi, bambini vivi con carne e sangue e li avete sgozzati sotto i fetici. E allora questa offesa alla naturalità, alla vita come io te l'ho detto, questa non l'accetto più, adesso io vi faccio un culo, ricordate per millenni, infatti, prima li sterminano, poi da prigionieri nel Bucodonosor, poi c'è la cattività babilonese, poi distrugge Gerusalemme, distrugge il Tempio, sarà più ricostruito ma glielo distrugge, insomma, li fa a pezzi. E manda ancora Ezechiele in giro con una sola preghiera elementare, apparentemente ingenua. Ezechiele ha una preghiera che è meravigliosa, secondo me. Strapperò dal tuo petto il cuore di pietra e ti farò dono di un cuore di carne. Allora, nella terza parte del romanzo c'è la belva, che viene vissuta come un vendicatore. In realtà lui crede di essere Ezechiele, vive con una Bibbia sotto il braccio,
e le cose che fa per tirar fuori la violenza che prima era nascosta e farla venire alla luce sono cose anche brutte di sangue, ma le fa per ritornare a una norma etica all'interno. Siamo sullo stesso piano, ci confrontiamo sullo stesso piano. Richiamo la carne in un discorso come quello che vive straordinario, di una semplicità. Lui e la sua regola è, esiste una sola regola alla base. Grado zero dell'etica, se ti lavi nessuno ti prende più, ma è l'atomo. Da lì, se tu accetti che il cuore deve essere carne di pietra, se ti lavi, da lì puoi ricostruire piano piano tutto quello che è stato stravolto e puoi arrivare a capire che magari sgozzare un bambino vivo sotto un idolo morto non è una grande idea. Allora torno al discorso di prima. No, queste ragazze che piangevano, queste donne che proponevano solidarietà sul diritto alla maternità tutelata, negata, in quello che dovrebbe essere il luogo più avanzato della solidarietà, della società civile, del futuro come lo vorremmo. È un bambino sgozzato. E beh, sono 200 anni di lotte. Che io sappia, l'8 marzo non è mimose. L'8 marzzo sono 108 ragazze bruciate vive perché pretendevano di esercitare i loro diritti sul lavoro. Qui c'è il terzo episodio che non vi ho raccontato. In una terza presentazione un ragazzo dice: io lo so che dovrei esigere i miei diritti sul lavoro, per esempio la malattia tutelata, ma il lavoro è una cooperativa sociale che ha un tale buco di bilancio che se io pretendessi la malattia tutelata perderei il mio lavoro. E si alza una delle ragazze che aveva fatto coming out la volta prima e dice: guarda, mi sembra che tu sia l'esempio perfetto di uno che è parlato dal linguaggio che crede di parlare, perché stabilisce una connessione come se fosse di natura fra diritto dei diritti del lavoratore e buco di bilancio. Guarda che non è che il buco di bilancio è dovuto alla malattia tutelata, il buco di bilancio ha delle altre responsabilità, un'altra cosa, ma per te è un orizzonte naturale perché sei costruito dal linguaggio per percepire questa come una connessione causale necessaria, come un dato di natura, come il fatto che l'erba è verde e c'è blu, è l'acqua scura. Però non è così, il linguaggio è straordinario, dico, qua c'è qualcosa che succede. Noi abbiamo preso questi bimbi vivi, ho preso le 108 ragazze con certe vive negli Stati Uniti e li abbiamo sgozzati sotto degli idoli. Abbiamo sgozzato la tutela della maternità, la parità tra uomo e donna, la malattia assistita, i diritti del lavoro dipendente, la legalità dei contratti, quella concreta. E cavolo, questo è il libro di Ezechiele, è la storia di quel mito lì, è proprio quel mito lì. E vado a vedere, allora mi viene la voglia di andare a vedere i nomi di che cosa, quali sono le Astarti e i Moloch sotto cui abbiamo sgozzato questi bambini vivi, che ancora sanno. Ce ne sono tantissimi, io ne dico due che sono particolarmente fastidiosi, però mi permetto di spiegare perché sono il consiglio fetici. Se considerati astrattamente, sono fetici pericolosi, ma alcuni valori fondamentali. Esempio, legalità. La legalità è un valore oggi presentato come assoluto, al punto che deve essere insegnata nelle scuole. La legalità è un valore a sé stante. Comunque prima viene il rispetto della legalità, non puoi non volere un treno ad alta velocità che poi non viene costruito da un tunnel, semplicemente in Valsusa e fare cordone intorno, perché è illegale, prima di tutto la legalità, poi discutiamo, ma la legalità è un valore a prescindere. La legalità astratta è allarmante, perché produce, la settimana scorsa io ho avuto l'avventura di produrre la rassegna stampa di Radio 3 al mattino, prima pagina, quando hanno ammazzato il ragazzo a Napoli, che ancora non si sa come è successo, ma 9 ascoltatori sono i vicini, dicevano che aveva quello, non teneva caso, non era nella legalità, era intervenuto. Ora, che io sappia, quello è un'infrazione al codice della strada, una pallottola nella nuca è più illegale di un'infrazione al codice della strada, che non è neanche un reato, è una contravvenzione in termini tecnici. Allora, cercavo di dirlo all'ascoltatore, mi scusi, lei applaude un proiettile alla nuca, che probabilmente è una tragedia per quello che l'ha sparato, ma per quello che l'ha ricevuto. Io rispetto entrambi, però è una tragedia, non c'è applauso per la tragedia. Lei applaude il proiettile alla nuca perché quell'altro era nella legalità. Mi piacerebbe vedere il suo 740. Vorrei sapere se non ha mai pagato l'idraulico in nero o se non ha accettato un pagamento in nero. L'ha sempre chiesto lo scontrino quando è andato a comprare le cose, perché quelli sono reati. Allora che è due, l'infrazione a cui c'è stata una pallotta, per reato due pallottole. Commerciante che dice: un po' di più, che faccio? Lascio. Pallottole, e questa è la logica della legalità astratta, ma al di là
dei discorsi così un po' da bar, io ho imparato a suo tempo a scuola che la società è un contratto fra diversi, portatori di diversi interessi e anche molto in conflitto tra loro, che arrivano a un accordo, che è un accordo formale e che è storicamente determinato soprattutto dai rapporti di potere che vivono nel momento in cui si fa l'accordo. Per cui io, che sono più forte, impongo un accordo che a te invece ti costa di più, sono problemi. La legalità è il metodo per far rispettare quell'accordo. È noto la storia, che è sempre un gomitato di pietra, scomodo e critico, che tutte le evoluzioni della società umana sono vedute per strappi della legalità, per rotture della legalità. Sempre si è andati avanti così. Perché? Perché si riconosceva che la legalità è un metodo, non è un valore, è un metodo storicamente determinato e determinato dalla rapporti di potere. Perché se la legalità è un valore, non si scappa. Ha ragione Eichmann. Adolf Eichmann si difese al processo di Gerusalemme, l'architetto dell'Olocausto, si difese dicendo: io sono un funzionario, io sono la legalità, io ho fatto rispettare la legalità di uno Stato eletto e voluto dal popolo, tutto vero. E voi mi giudicate col diritto della violenza, voi avete fatto una guerra, l'avete vinta con le armi, adesso pretendete di giudicarmi col vostro metodo, ma io sono la legalità. Signori, non c'è via di mezzo. O la legalità è un metodo diventato concreto, storicamente determinato, perfettibile, oppure la legalità è un valore. Allora ragione Eichmann, e Pertini è un terrorista. E non si scappa, Pertini è un terrorista perché ha agito fuori dalla legalità. Pericoloso, perché sulla legalità come valore assoluto si creano dei sacerdozi, si creano delle figure, simbolo, che poi esercitano il potere in maniera molto spregiudicata. La procura di Torino giudica due roghi in maniera radicalmente diversa, entrambi sotto la luce della legalità. La stessa procura, per quattro ragazzi che hanno bruciato un compressore in Valsusa, ha previsto l'imputazione per terrorismo, pena minima 20 anni, ma si può arrivare fino a 30, quindi questi si farebbero la vita in galera. Per due signori che hanno bruciato parimenti delle baracche in cui vivevano delle famiglie rom nel quartiere della Cortinassa, si è dato con della gente dentro, tra cui dei bambini che sono stati portati via dai genitori durante l'incendio. Questi hanno preso incendio doloso per la massima 6 anni. Siccome i nomi e cognomi li faccio sempre, Giancarlo Caselli è l'ordinatore della procura in tutti e due i casi. Questo vuol dire che il signor Caselli ha un'idea storicamente determinata della legalità e l'applica, e nel suo diritto fa il magistrato, non fa più in pensione, però è nel suo diritto fa il magistrato. Ma quando diventa uno un sacerdote, un'azienda che vende legalità nelle scuole e la vende con un valore astratto assoluto, io credo che proponga un feticcio sugli altri luoghi della città dove io vorrei esercitare il mio diritto di cittadinanza e i miei diritti. Faccio ancora un ultimo esempio che è ancora più scandaloso. Memoria. Come si fa a essere contro la memoria? La memoria è fondamentale. Non c'è assessore che non dia finanziamenti per la giornata della memoria. Il giorno della memoria sono diversi. Il giorno del ricordo. La biciclettata della memoria, lo spartitraffico della memoria, il giardinetto della memoria, il panificio della memoria, se l'abbiamo a Torino. La memoria è indiscutibile perché è passata una narrazione. Se non lo si ricorda, il passato si ripete. Questo è il romanzo della memoria. Primo Levi, che se ne intendeva di romanzo, ma soprattutto di memoria, scrive nella prefazione di Sommersi e Salvati: attenzione lettore, questo libro è fondato sulla memoria, cioè su una sostanza per definizione ambigua e ingannatrice, quindi ti invito a diffidare. Primo Levi mi invita a diffidare la memoria. Che c'è che non va? C'è per esempio che negli ultimi tre quarti di secolo, metà dello scorso e l'inizio di questo, diciamo, tutti i grandi sterminii che sono stati fatti su questo pianeta sono stati fatti in nome della memoria. Ci sono state intere vite politiche che hanno invece usato la memoria perché il passato si ripetesse, non per evitare che si ripetesse. E una volta era la gloriosa sconfitta dei serbi nel 1381, che andava vendicata sui cattivi turchi, che paradossalmente adesso era Jugoslavia, ma li stiamo lo stesso. Un'altra volta era il glorioso califfato che aveva vendicato sui cattivi occidentali e ci deve riprendere, eccetera. E una volta è il massacro degli armeni che lo devono pagare gli azeri, una volta è il massacro degli azeri fatto dagli armeni che lo devono ripagare gli armeni, eccetera, no? A me è capitato di vedere questi cerchi concentrici della memoria nazionale, sempre la memoria che è passato.
e in certi casi perversi per legittimare il potere del presente e fare in modo che il passato si ripeta e sia un passato di sangue. Perché? Perché la memoria istituisce un rapporto proprietario con il passato. La memoria non è mai memoria e basta, è sempre la mia memoria, la tua memoria, la vostra memoria, la nostra memoria, la memoria delle vittime, la memoria del mio popolo, la memoria di quella non è mai la memoria. È un'appropriazione del passato, come ben sapeva Primo Levi, e dice la memoria è una narrazione che ha un regista che la fa andare dove vuole, è un fine da raggiungere. Allora la memoria ha valore solo se è sussulta sotto quell'altro modo di rapportarsi al passato che non è proprietario, che oggi è un po' in disuso, che è la storia. La storia è un dialogo, è un tavolo dove ci si siede in tanti diversi che la pensano diversamente, si mettono tutte le memorie e poi si cerca di arrivare a un'interpretazione plurale del passato, dialogica. E la storia permette non di ricordare ma di capire il passato. E c'è una grande bugia. Non è vero che il passato si ripete se non lo si ricorda, il passato si ripete se non lo si capisce. E su questa bugia tutti gli sterminatori del XX secolo hanno costruito le loro fortune politiche ed economiche. La memoria elevata a feticcio astratto, a valore assoluto, non che non può essere sussunto alla critica storica, cioè al dialogo, è un impedimento alla comprensione del passato, quindi è un'incitazione alla ripetizione. È la storia in quanto critica, e la critica in quanto forma più alta di pietas che impedisce al passato sanguinoso di ripetersi. Allora immaginate come ci resta di avere pure voglia di scriverci un romanzo, quando mi accorgo che sui luoghi alti della mia città si sacrificano bambini vivi come la tutela della maternità in nome di idoli morti come queste concezioni astratte di legalità di memoria. Voglio dire, per arrivare a pensarlo così, in maniera così articolata, ci vuole Ezechiele, per quello che mi metto sempre. Avevo bisogno di Ezechiele che mi dicesse, va qua a vedere quali sono. Io non ho altro da aggiungere, perché veramente c'è incantante. È riuscito proprio a fare una facoltà meraviglioso. Fa bene voglia di leggere per la terza volta il libro, perché l'ho già letto due volte. No, però vi consiglio di leggerlo, perché per me è stata un'esperienza di... all'inizio un po' dura, ma poi di innamoramento. Io giuro che non c'è nessuna di tutte le chiacchiere fatte stasera. Mi c'è che mi fanno molto teso, perché lo si legge sempre. No, però se ne scorre molto velocemente. Scorre molto velocemente, in caso. Grazie per essere stato.